Bene ragazzi, rieccoci, siamo esattamente qui dove eravamo. Ho semplicemente aumentato di un punto la destrezza, grazie, la destrezza, no, la stamina, grazie all'utilizzo delle due anime che avevo recuperato. Proseguiamo il nostro cammino all'interno della fortezza di Sen, dirigendoci qua. Dirigendoci qua e incontrando i cavalieri di Baldr. Sono abbastanza semplici da usare, da killare, nulla di che. Ok, niente. Qua c'è il secondo, sono tornato umano perché c'è il boss tra poco. E è possibile evocare un NPC, non so, magari torneremo al falò dato le condizioni in cui stiamo già. Allora, l'anello della fiamma praticamente diminuisce i danni del fuoco. Ok, ma forse è il caso anche di possiamo anche utilizzare questo, magari ci droppa qualcosina in più. Ci droppano qualcosina in più. Ok, via. Che quanti ho ancora? Quelle poi non è. Cremine, 16, quanti di balda, via. Allora, vi dicevo che qua c'è un pazzo che tira le bombe, che infatti l'obiettivo è quello di andare a uccidere, perché altrimenti diventa veramente ingestibile lo scontro contro il boss, perché lui continuerà a bombardarci con queste bombe, la grande titanite. A proposito, adesso possiamo portare a più 10 la spada. Allora, qui c'è un altro cavaliere, stavolta con lo stocco. Scusate. Questo è un ascensore, in pratica vi permette di arrivare sul fondo della fortezza di Sen, la chiave la troveremo tra poco. Allora lì c'è il gigante che carica le pietre, lo vedete lì in basso, io non mi posso fermare perché ho questo che mi spara e l'altro gigante che mi tira. Ok, lasciami qualcosa, di solito lascio qualcosa, niente, fantastico. No, qui c'è il gigante. Ah, lì c'è il boss. E qua c'è il gigante che lancia queste cazzo di pietra che ha veramente rotto le palle. Eccolo lì. State molto attenti che può farvi molto male. A un certo punto farà una serie di combo, di colpi in serie. E poi si sdraierà per terra, non ho mai capito, stanco morto probabilmente, non ho mai capito il motivo. Ecco adesso, fa una serie di colpi e si mette lì per terra. Noi andiamo qui e cominciamo a colpirlo. Oh, via, 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 via. Pensavo di ucciderlo. Niente. È qui, sì. Ok. Vabbè, a parte che è quasi morto. Ok. Vabbè, ma dovrebbe essere morto. Ok, bastava un colpo. Allora, pezzi di titanite. 3.000 anime che non guastano mai, ma non abbiamo ancora finito, perché il boss non lo facciamo adesso, ma tra poco. Prima andiamo indietro. Vi ho detto che vi avrei fatto vedere alcune altre cose. Andiamo indietro. Eviterei magari di ammazzarmi. Andiamo qui. Ok. Allora. Facciamo questo pezzo prima. Allora, lì c'è un altro di quelli che abbiamo incontrato all'inizio. Ve lo ricordate? Simpatico come un dito nel culo. 60, fantastico. Gli facciamo veramente un gazzo. Ottimo. Più con questo 182 note. È stato un bel attacco, lo sapevo io che mi fotteva. No, 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 mamma, muori stronzo. Vaffanculo.
No, neanche la titanite, dai, era un drop quasi certo. Stronzo. Adesso c'è un altro scontro piuttosto complicato perché avviene sulle scale. Ecco qua. Questo è Ricard. Ecco, lui è lo stocco, praticamente può attaccare, in teoria, se avesse lo scudo, potrebbe attaccare tenendo, cioè, lo scudo ce l'ha, però è uno scudo del cazzo. Vede, potrebbe attaccare tenendo alto lo scudo. Ecco, aia. Aia. Aiaia, mi ha fatto perdere. Proviamo a indietreggiare. Vediamo. Madonna santa, che palle sto scontro perché avviene sulle scale. Oh, là. Ok. Recuperiamo il suo stocco. 4.000 anime e andiamo avanti. No, qui dentro troviamo una benedizione divina e un anello raro del sacrificio. Torniamo indietro, quasi al falò in pratica. Manca ancora un pezzo, poi possiamo salvare e andare ad affrontare il boss. Allora, adesso c'è presto uno dei salti che mi rompono più le palle di questo gioco. Potrei doverlo provare 30 volte, invece no. Ma poi ricordatemi di andare a prendere, ecco, quell'oggetto lì. Devo ricordarmi di andare a prendere quell'oggetto lì. Sì. Allora, qui c'è un mercante. Vende tra le altre cose la titanite grande, spada possente, che è la spada di Tarkus, è anche lo scudatore, il PG, l'NPC che ci aiuterà tra poco. E vende l'armatura di Katarina, che è quella che indossava Sigmaia. Poi vabbè, due anelli del tuono della pietra magica, adesso non servono. Allora, scendiamo qui, state attenti a non cadere perché si muore, è morte sicura, 100%, perché è troppo alta l'altezza. Ok, qui. E qui troviamo la chiave della gabbia, la gabbia che faceva da ascensore che vi dicevo prima. Andiamo al falò. Ah no, prima prendiamo, sì, prima prendiamo l'oggetto che vi avevo detto. Comunque è la prima volta che ho così poca vita per affrontare Anor'londa. Di solito andavo con ben più vita. Vediamo come va a finire. Era la prima cosa, ma perché ho saltato? Era la prima cosa che andavo a modificare. Non si muore, non si muore, ve lo dico perché l'ho già provato. Balestra di precisione, ok. Si va qui. La prima volta che affronto, ripeto, dicevo, con così poca vita a Norlondo, non so come andrà a finire, vediamo. Allora, salviamo, ripariamo quello che c'è da riparare, potenziamo quello che c'è da potenziare. In questo caso, dove cacchio è la Lucigatana, ottimo. Adesso abbiamo Lucigatana più 10. Non potremo più evolverla in, diciamo, come arma normale, fino a più 15 è il massimo si può evolvere un'arma normale. Per arma normale intendo le armi per cui sono richieste le titaniti base o che non hanno né danno da fuoco né danno da magia.
magico, danno dell'elettricità, questo è un'arma umana. Poi lo possiamo lasciare vita tanto da 1000 anime e poi respawna, mentre non respawna l'altro programma. Ok, andiamo avanti. Questa chiude la gabbia. Andiamo ad affrontare il boss e poi andiamo al falò. Allora, affrontiamo il boss in questa maniera. Aia! Ah, morì ammazzato, stronzo. Dammi qualcosa. Ah, bravissimo. Titanite grande e titanite normale. Grande. Allora, Tarkus si trova qua. Tarkus ferro nero. Qui. Eccolo qui. Via. Tarkas in verità si chiama Tarkus, non ho capito perché la traduzione è così, però vabbè. Ah, cazzo, avevo questa, potevo anche avanzare di un livello. Allora, il boss che andremo ad affrontare è piuttosto semplice come scontro, però bisogna stare molto attenti dal momento che lo scontro avviene con il pericolo costante di cadere o di farsi buttare giù da lui. Ok, vieni qua. Dai, Tarkas. Vai, 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 fai tu, fai tu, fai tu. Mi sta sulle balle, mi sta sulle balle a me. Mi sta sulle balle. Mi sta sulle balle. Gli fa veramente tantissimo danno a lui, eh. È resistentissimo Tarkas, noi gli facciamo 44, pensate voi. 42 con questa, figuratevi. Allora, continuando a colpirlo, dopo un po' lui perderà l'equilibrio. Ecco, adesso è il momento per continuare a colpirlo. Ok, aiutami Tarkas. Cadi, cadi. Cadi, maledetto. Ok, e adesso praticamente è alla nostra mercé. Ma colpiscilo. Aiuto! Perché non lo colpisce sto stronzo? Via! Via, via, via! Cioè, vedete che lo scontro è piuttosto semplicistico, eh! Porca! Non buttarlo giù, non buttarlo giù, non buttarlo giù! Bravissimo! Ecco, fa la presa, c'è il rischio che vi butti giù, quindi attenti bene. Boh, grande attacco, sempre un grandissimo. Ok, sconfitto il boss. Avremo un botto di anima adesso. 3 livelli li dovremmo fare. Esaminiamo l'anello. Verremmo recuperati e portati ad Anor Londo. Eccoli qui. Ci porteranno ad Anor Londo e saranno il nostro passaggio per tornare. Tanto guardate che bella Anor Londo. Il nostro passaggio per tornare alla fortezza di sé. Questa è Anor Londo, la città degli dei. Paesaggio magnifico, veramente eccezionale. Il salto tra questa zona e la scorsa a livello di difficoltà è veramente elevato. È forse, anzi, quasi senza forse, la zona più difficile come difficoltà dei nemici. Lì facciamo la conoscenza del primo, che però ha un range di visuale molto limitato, possiamo anche lasciarlo lì. Lì ci sono altri due, però ci serve sconfiggerli, dopo lo facciamo perché custodiscono uno scrigno. Noi però l'obiettivo è quello di arrivare il prima possibile al falò. Il falò si trova qui. No, dopo il falò avremo due strade da fare, una quella e l'altra è quella. Quella lì non sarà possibile procedere oltre, quindi uccideremo solo i nemici per recuperare quello che custodiscono e poi andremo di lì. Allora, altro falò, altra guardiana del falò. Avanziamo di livello, allora bisogna mettere un po' di vita, anzi due.
1, 2, ok. E poi mettiamo la destrezza, adesso mi serve un po' di destrezza. Questa è la guardiana del falò e finalmente porteremo a più 2 le fiaschette Estus. Ok. Ripariamo l'equipaggiamento eventuale, via. E boh, direi che possiamo vederci al prossimo video, ragazzi, dove affronteremo niente proprio di meno che Anorlon. Ciao ciao!